Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con Anteprima Pescara alle 20.31 in regia Dino D'Angelo. Allora, diamo subito uno sguardo al quadro completo degli incontri. Si sta giocando il primo anticipo della 35esima giornata, 14esima del girone di ritorno nel campionato di Serie B. Il Foggia conduce 3-0 sull'Ascoli, gol di Deli al 24esimo, il raddoppio di Mazzeo al 45esimo. Poi nella ripresa addirittura Ascoli in 10 uomini, espulso il portiere Agazzi, chiara occasione da gol, un fallo commesso ai danni di Deli, dal dischetto ha sbagliato l'ex biancazzurro Nicastro, ma sul successivo corner tra i pali era entrato Lanni, dunque Lanni ha neutralizzato il rigore calciato da Nicastro. Sugli sviluppi del corner successivo il tris è firmato da Lo Iacono. Siamo al 74esimo, Foggia 3 Ascoli 0. Alle 21 comincerà l'altro anticipo di fronte Parma e Cittadella, domani alle 15 Entella Avellino, Pescara Bari, di cui ci occuperemo diffusamente tra breve, Brescia Carpi, Salernitana Cesena, Palermo Cremonese, Empoli Provercelli, Frosinone Spezia, Novara Ternana e Perugia Venezia. Diamo anche uno sguardo alla classifica, restano 15 minuti salvo recupero nel primo anticipo Foggia Ascoli, il parziale è di 3-0 in favore della squadra di Giovanni Stroppa. Se dovesse rimanere questo il risultato, ma insomma ci sono pochi dubbi, restano solo 15 minuti salvo recupero, il Foggia in vantaggio 3-0 sull'Ascoli, il Foggia salirebbe a quota 49 ad una sola lunghezza dai playoff, l'Ascoli resterebbe a quota 36 al terzultimo posto in compagnia dell'Entella, e dunque questo è un risultato sicuramente favorevole alla classifica del Pescara che domani ospita il Bari, una partita durissima, l'arbitro è Pinzani di Empoli, inizio ore 15, la vittoria manca dal 10 febbraio, 1-0 sulla Salernitana, sulla panchina del Pescara c'era ancora Zdenek Zeman, 4 punti, soltanto 4 punti, ovvero 4 pareggi nelle successive 9 partite. Il primo contributo del nostro inviato oggi dopo la rifinitura Enrico Giancarli che ha avvicinato Andrea Cocco che potrebbe soffiare il posto a Stefano Pettinari. Sentiamo Cocco. Cocco, io partirei subito da quanto ha detto poco fa Pillon in conferenza, ha detto Cocco mi sta sorprendendo in positivo, in una settimana è migliorato, in due è migliorato tantissimo, comincio a rivedere il Cocco che conosco. No, beh, sono sicuramente contento del parlo del mister, però sono qua per dargli sempre il massimo, a cercare di dare la mano alla squadra in questo ultimo periodo di grande difficoltà, e spero che questo possa accadere al più presto. Chiaramente ti candidi per una maglia da titolare, questo è fuori discussione. Questo lo deciderà il mister, infatti sono decisioni che aspettano il mister prima della partita e ce le dirà domani le sue idee, le sue scelte. Io sicuramente mi posso ritenere già pronto per dare una mano, sto sicuramente meglio fisicamente e aspetto appunto la decisione del mister. Ecco, la mia domanda è perché questa crescita esponenziale in questi 10 giorni con Pillon? Cosa è mancato prima allora? No, non lo so, comunque sia venivo da un infortunio molto grave, quindi i tempi si sono allungati e anche per la mole fisica non è facile comunque per me entrare in forma. Sono contento di esserci entrato ora, anche se un po' troppo tardi, però speriamo bene. Nelle caratteristiche di Andrea Cocco c'è la qualità, c'è la caratteristica appunto di andare a dare una mano anche alla fase di non possesso? Ma guarda, ti dico, io l'ho sempre fatto in passato, perché anche il 4-3-3 ho giocato tante volte nell'arco della mia carriera, quindi sicuramente dare una mano dietro col centrale loro che va a far gioco e fare da schermo per filtrare quelle palle lì, quindi sicuramente è un lavoro tosto che noi attaccanti dobbiamo fare. L'ultima te la chiedo sul Bari, squadra con grandi qualità, un po' come il Palermo, va affrontata con un facsimile di quella partita? Esatto, non possiamo permetterci di andare lì, di affrontare la gara in modo presuntuoso vista la gara di Palermo. Dobbiamo essere cattivi e dobbiamo avere fame del risultato, dei punti, perché in questo momento ci servono i punti, perché siamo in una condizione di classifica non buona e quindi non ci interessa chi viene, Bari, Spezia, le prossime partite, cioè, per noi tutte le gare dobbiamo affrontare nel massimo impegno per portare a casa dei punti, per avere la tranquillità della salvezza.
Ricordiamo Andrea Cocco, capocannoniere al termine della stagione 2014-2015, militava nella Vicenza di Pasquale Marino che disputò proprio la semifinale playoff contro il Pescara di Massimodo, 19 gol più 1 proprio nei playoff nella gara di ritorno contro il Pescara, dunque 20 gol in totale, poi non si è ripetuto, ha avuto qualche problema, aveva fatto bene in realtà a Cesena, poi il grave infortunio di praticamente un anno fa, adesso sta tornando in piena efficienza e domani Cocco potrebbe anche soffiare il posto a Stefano Pettinari. Intanto si scalda la vigilia di Pescara-Bari la notte scorsa, possiamo anche guardare l'articolo che abbiamo pubblicato sul nostro sito. La notte scorsa ignoti hanno imbrattato i muri di recinzione della casa a Spoltore della famiglia di Fabio Grosso, tecnico naturalmente dei pugliesi, originario di Pescara, con scritte offensive fatte con uno spray nero sull'increscioso episodio. Arrivato a poche ore dalla sentitissima sfida tra abruzzesi e pugliesi, indagano i carabinieri della locale stazione, è stata informata dei fatti anche la Digos della questura di Pescara. Pescara Bari è considerata gara a rischio ordine pubblico, aumentata la presenza domani di forza dell'ordine all'esterno dello stadio dopo i tafferugli di 2 anni fa. Le 20:37, allora è il momento di ascoltare anche due tecnici, Pillon da una parte, Fabio Grosso dall'altra, la presentazione della partita, naturalmente le probabili formazioni e i passi più significativi delle conferenze stampa dei due allenatori. Vediamo. Serve continuità, serve soprattutto la vittoria che manca da troppo tempo, oltre 2 mesi. 10 febbraio, 1-0 all'Adriatico contro la Salernitana, gioiello di Brugman, appena 4 punti nelle successive 9 partite. 3 allenatori dopo l'inopinato esonero di Zeman, l'interregno di Massimo Epifani e l'ingaggio di Pillon, il cui impatto è stato, a dire il vero, molto positivo. Umiltà, soprattutto buonsenso di non stravolgere quanto di buono fatto dal boemo. L'imperativo è proseguire sulla strada tracciata, arriva il Bari, ma il piano partita non cambierà. No, voglio sempre una squadra che cerchi di giocare, che sia coraggiosa, che cerchi di far gol, che giochi la partita, ma soprattutto voglio quell'accanimento, quella pressione sul portatore di palla che ci ha consentito a Palermo di mettere in difficoltà e soprattutto migliorare magari negli ultimi 20 metri, il passaggio, il tiro in porta, il gol, cercare di migliorare lì. Sicuramente la feroce riconquista del pallone è stata la cosa più bella, insomma, migliore che abbiamo visto, perché questa squadra non era abituata, devo essere sincero, lo faceva solo a tratti. Il Bari è una squadra propositiva e sicuramente organizzata, può essere la situazione ideale, mi spiego meglio, quando si apre in fase di impostazione bisogna, insomma, sfruttare quel momento. Noi dobbiamo ripetere quello, sì, cioè non possiamo consentire all'avversario di avere la palla libera, cioè noi dobbiamo sempre essere sempre addosso, perché prima o dopo mollano qualcosa, se tu invece ti fai vedere, certo, allora prendono coraggio, diventa più difficile. A Palermo la prestazione è stata quella, cioè eravamo tignosi, non concedevamo un cazzo nel giocare a palla. E lei l'ha messa in difficoltà, contento della prestazione, ma voglio vedere domani, perché per me è domani che vedo veramente se abbiamo le palle o meno, perché domani si vede. Tornano a disposizione Campagnaro, Mazzotta e Carraro, Brugman stringerà i denti, diversi i dubbi della vigilia. Più di qualche giocatore mi ha messo in difficoltà questa settimana, 2 o 3 dubbi ce li ho. Nei ruoli, insomma, no, non si dice niente, però 2 o 3 dubbi me li hanno fatti venire perché ho visto dei giocatori che sono saliti di condizione, sono combattuto se dare continuità alla formazione che ha fatto una buonissima prestazione lì, oppure se quei dubbi che mi hanno fatto venire se falli subito dall'inizio. Allora, Cocco è passata una settimana, sono passate 2 settimane, lo vedo migliorare in maniera incredibile, nel senso, la prima settimana ha migliorato, questa settimana ancora di più, cioè lo vedo proprio il Cocco che conosco. È uno dei dubbi, la squadra è preparata sul livello fisico, non abbiamo problemi lì perché l'ha preparata bene Zeman.
molto probabilmente verrà confermato l'11 che a Palermo avrebbe senza alcun dubbio meritato il successo. Per contro, Bari privo di Salzano, Oikonomu e Morleo. 4-3-3, due i ballottaggi di formazione, Anderson o Sabelli nel ruolo di terzino destro, Galano o Improta nel tridente d'attacco completato da Sissé e Nenè. Ben 5 gli ex, Diakité, Gyomber, Fiamozzi, Crescenzi e appunto Beppi Pillon, che ha allenato i pugliesi in B nella stagione 2003-2004. Il tecnico di Preganzial subentrò a Marco Tardelli. Sul campo il Bari retrocesse dopo lo spareggio con la Venezia, salvo poi essere ripescato, così come il Pescara. Sono subentrato a dicembre, quando erano 6-7 punti dai play-out, ero un po' indietro. Dopo una lunga ricorsa eravamo quasi salvi. Abbiamo avuto un momento negativo e siamo andati a fare il play-out e purtroppo quello sia un terno all'otto. Fatto che Sobbio al San Nicola proprio contro il Pescara di Iaconi fu una grande partita. 2-2. Però io ho avuto un grandissimo rapporto con la tifoseria, con il presidente, con la società. Mi sono lasciato in grandissimi rapporti. Cioè non ho avuto, come si dice, la sensazione che ho tuttora che loro ancora mi stimano da questo punto di vista. Però il calcio si sa che è fatto di belle cose e anche di brutte cose e non sempre va bene. Tra l'altro, sfida davvero speciale per il tecnico dei Galletti Fabio Grosso. La moglie Jessica, anche lei pescherese, figlia dell'attuale responsabile dell'area tecnica Giorgio Repetto, il fratello Andrea Play, ora infortunato, dell'Amatori Pescara, la mitica, gloriosa Renato Curi, la sua prima squadra. A me insomma fa piacere, sono già tornato a casa, fa piacere tornare, insomma un grande rispetto per la mia città dove vivo da sempre e dove passo tutti i miei periodi estivi, quindi ripeto, grandissimo rispetto per la città e per la gente che mi è sempre vicina, mi è sempre stata vicina. Ma io l'ho visto sempre a città, l'avevo visto il Bari, mi aveva dato il senso di una squadra molto organizzata, che gioca bene a calcio, che è propositiva, che non verrà sicuramente qui a star lì, è una squadra che gioca, è organizzata, ho avuto una buonissima impressione di Grosso perché ha messo la squadra bene in campo, con qualche idea nuova anche su certi movimenti, sì che mi è piaciuto. Questa è una partita importante per noi e vogliamo affrontarla come tale, e provando in tutti i modi ad andarla a vincere, perché abbiamo bisogno e desiderio di fare questi 3 punti sapendo che incontriamo un avversario di qualità. Domani sarà ancora più difficile perché affrontiamo una delle 3 squadre che l'anno scorso non disputava questo campionato ma disputava il campionato di Serie A, quindi le insidie saranno tantissime, però il nostro desiderio è quello di fare il massimo per ottenere i 3 punti, perché partiamo con la consapevolezza di avere le qualità per poterlo fare. Prima della pausa pubblicitaria si è spento questa mattina all'ospedale civile di Pescara Luciano Verrocchio, 77 anni tra i primi radiocronisti del Pescara, della storia del Pescara. Luciano Verrocchio insieme con Gianni Lussoso, Walter Iannascoli e Rifredo Rocchi hanno sfidato l'etere per portare le emozioni del Pescara nelle case attraverso la radio. I funerali saranno celebrati domani alle 10.30, domani sabato 14 aprile alle 10.30 nella chiesa Stella Maris in via Scarfoglio a Pescara. Voce bellissima, grande sobrietà nel racconto delle partite, ci piace ricordare Luciano Verrocchio in questo modo. Eccola qui la notizia che abbiamo pubblicato sul nostro sito www.rete8.it, davvero un radiocronista d'altri tempi. E ci sarà una tristissima ricorrenza, possiamo staccare con l'immagine del nostro sito. 6 anni fa, 14 aprile 2012, una tragedia immane, la morte sul campo del povero Pier Mario Morosini al 31esimo del primo tempo di Pescara-Livorno davanti a migliaia di spettatori. Un pensiero anche da parte nostra allo sfortunato Pier Mario. Ci fermiamo per la prima volta, linea Dino D'Angelo.
Volge al termine il primo anticipo del campionato di Serie B. Foggia 3 Ascoli 0 Ascoli in 10 uomini, espulso Agazzi nel secondo tempo, chiara occasione da gol per un fallo commesso ai danni di Deli, poi sul dischetto, dal dischetto ha sbagliato l'ex biancazzurro Nicastro, è entrato naturalmente il secondo portiere Lanni che ha sventato il tiro dagli 11 metri, ma sul successivo corner è arrivato il trist di Loiacono, è finita proprio in questo momento. Foggia batte Ascoli 3-0, Foggia che dunque si porta ad un tiro di schioppo dai playoff, davvero un grande girone di ritorno da parte della squadra di Giovanni Stroppa, che però è stata ridisegnata in sede di mercato. Eccolo qui il Foggia, 49 punti ad una lunghezza da Venezia e Cittadella, dunque ad una lunghezza dai playoff. L'Ascoli rimane a quota 36 al terzultimo posto insieme con l'Entella, un risultato sicuramente favorevole al Pescara che domani dovrà cercare di battere il Bari. Il successo manca dal 10 febbraio. Prima di ascoltare Gravillon, il secondo contributo in esclusiva al microfono del nostro Enrico Giancarli, diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni. Probabilmente il Pescara Pillon, il neotecnico Pillon, uno degli ex di questa partita, ha già guidato il Bari nella stagione 2003-2004, come avete sentito nel servizio, in sostituzione di Marco Tardelli, un'esperienza poco fortunata, arrivò ai play-out il Bari, perse col Venezia ma fu poi ripescato al pari del Pescara in Serie B. Ebbene, secondo noi dovrebbe essere confermato l'11 che ha fatto molto bene a Palermo, dove avrebbe meritato senza dubbio la vittoria: Fiorillo, Trepali, Fiamozzi, Coda, Fornasera e Crescenzi a comporre il reparto arretrato. Fiamozzi e Crescenzi sono gli altri due ex da parte pescarese: Brugman, Koulibaly e Balzania a centrocampo, Mancuso, Pettinari e Capone a comporre il tridente d'attacco. Qualche possibilità, qualche chance, a dire il vero, per Cocco, lo ha detto a chiare lettere lo stesso Pillon. Lo sta vedendo molto bene, sta rientrando, sta tornando in forma, sta rivedendo il Cocco che conosce da anni il tecnico biancazzurro. Vedremo domani il Bari 4-3-3, il Bari che giocherà in questo modo: Micai tra i pali, probabilmente Anderson terzino destro al posto di Sabelli, Marrone, Gionber ex della partita insieme con lo sloveno Balkovec in difesa, Bascia vertice basso del triangolo di metà campo completato da Jokolano ed Henderson scozzese prelevato a gennaio, così come Balkovec, entrambi sono arrivati a gennaio nella sessione invernale del mercato. E poi davanti dovrebbe tornare Galano dal primo minuto insieme con Nenè e Sissé, in prota in questo caso partirebbe dalla panchina l'altro ex Diakité, anche lui che è stato insomma recuperato, dovrebbe partire dalla panchina e in ballottaggio in realtà con Marrone. Ed ora il secondo contributo in esclusiva, il nostro Enrico Giancarli ha avvicinato il francese, classe 98, scuola Inter, Gravillon. Parliamo subito del Bari. Gravillon è una partita che è importante perché deve dare continuità a quanto di buono visto a Palermo. Sì, certo, è importantissima perché siamo in bassa classifica, dobbiamo fare tutto, ci dobbiamo aiutare per salire. Domani è una partita molto importante, dobbiamo essere stretti una famiglia per riuscire a vincere questa partita, perché dobbiamo fare un gran risultato. Certo che il mister quando è arrivato ci ha dato una grande mano per la partita di Palermo e anche questa settimana ci ha dato una grandissima mano, ci ha aiutato tantissimo, e domani dobbiamo fare il risultato per forza, non dobbiamo sbagliare per niente. A me ha colpito una cosa che ha detto Pillone in conferenza: bisogna aggredire come a Palermo, bisogna lasciare pochi spazi. Sì, perché a Palermo siamo stati compatti, siamo stati aggressivi tutta la partita, dal primo fino al novantesimo. Domani dobbiamo fare la stessa cosa, perché il Bari è una squadra che gioca molto, quindi domani dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto a Palermo, però certo che dobbiamo trovare il gol dopo. Ha detto anche: i ragazzi mi stanno dando tante soddisfazioni in settimana, ho tanti dubbi di formazione perché stanno facendo tutti molto bene. E certo che da quando è arrivato ci facciamo tutti vedere, ci impegniamo tutta la settimana per trovare una media titolare il weekend. Poi, come ho sempre detto, la scelta sta al mister dopo. Gravillon come sta? Io sto bene, tutta la settimana do il massimo, poi il weekend, ogni weekend aspetto la mia opportunità. È stato un esordio super per te la partita in casa, poi sei stato sfortunato negli episodi a Cittadella. Come valuti questa tua parentesi a Pescara finora? A Pescara con me va benissimo, la partita che ho fatto a Cittadella può capitare, sono cose che si deve lavorare in allenamento, poi mano a mano si migliora.
Così dunque Gravion, ci fermiamo per la seconda volta, poi l'ultima parte dedicata ad alcuni precedenti all'Adriatico tra Pescara e Bari, linea a Dino D'Angelo. Torniamo in diretta da studio, vi facciamo vedere prima di concludere i gol di quattro precedenti all'Adriatico tra Pescara e Bari. Cominciamo dalla stagione 2005-2006, l'anno di Sarri, che riuscì a così ad inanellare il settimo risultato utile consecutivo con questo gol di Matteini, ispirato nella circostanza da Gonnella. Dunque Pescara 1, Bari 0, nel finale Croce se ne va sulla fascia, entra in area, poi palla gol sventata da Gillet, sempre di Matteini, che sfiora il raddoppio nelle fila appunto della Pescara. Questo è il primo gol della stagione 2011-2012, vigilia funestata, ricorderete, dalla morte di Franco Mancini. La rete di Immobile, che è stato ispirato dalla circostanza da Insigne, quindi il pareggio di Scavone con il destro al volo di un giocatore del Bari, Defendi, ha fatto quel che ha potuto Anania, e poi Scavone è riuscito con il tapin a pareggiare. Qui due rigori clamorosi non dati al Pescara, l'arbitro era Ostinelli di Como, il primo su Immobile, il secondo su Insigne, trattenuto da Garofalo. Il gol della vittoria del Bari, batte malissimo il calcio d'angolo il Pescara e si inventa un gol pazzesco, Bellomo, classe 91, che vede Anania fuori dai pali e lo supera con un morbidissimo pallonetto, davvero millimetrico. Bellomo, maglia numero 18, attualmente in forza alla Sammetese, stagione 2013-2014, la bomba di Cristian Galano, Pescara 0, Bari 1, era il Pescara di Pasquale Marino. Questo è l'ultimo precedente all'Adriatico, 3-1 per il Pescara di Massimo Oddo, fine gennaio 2016, il primo gol di Gianluca Lapa Padula, servito sul filo del fuorigioco da Gianluca Caprari, e l'esultanza di Gianluca Lapadula. Tra l'altro il Pescara riuscì a ottenere con questa vittoria il settimo successo consecutivo in quella stagione, poi una crisi, 3 punti in 9 partite, e poi la ripresa nel finale del campionato, culminato con la promozione nella finale playoff di Trapani, il pareggio di De Luca, non impeccabile nella circostanza, Fornaser schierato terzino destro perché la vigilia fu venduto Fiamozzi al Genoa. Eccolo qui il colpo di testa di De Luca, il momentaneo pareggio del Bari, il Bari di Camplone che però sfiora l'1-2 con ancora Defendi, la respinta di Fiorillo e poi la clamorosa palla gol sprecata da Valiani, rinvio di Fiorillo, il 2-1 del Pescara, tutt'altro che impeccabile in questo caso la difesa del Bari, dalla Padula a Caprari, il diagonale secco, niente da fare per il portiere del Bari all'epoca Enrico Guarna. Dunque 2-1 Pescara con il raddoppio di Gianluca Caprari, arriverà tra poco anche il terzo gol, la doppietta di Gianluca Lapadula, servito nella circostanza da Mitrizza, il tocco sotto morbido a superare l'estremo difensore del Bari, era fine gennaio 2016, Pescara batte Bari 3-1 al termine di quel campionato, la Padula realizzò 30 gol e poi il trasferimento al Milan. Alle 20:59 è tutto per Anteprima Pescara, tra poco dopo la pubblicità Cuccioli e Campioni di Mila Cantagallo, puntata impreziosita dalla presenza di Cristian Capone. Grazie a Dino D'Angelo in regia, a voi per l'attenzione, grazie ancora e buona serata.